Il pifferaio magico. Hamelin, una piccola città della Germania, stava affrontando un grosso problema. C'erano ratti e topi che correvano ovunque, sempre, dappertutto. Che cosa vogliamo fare? I topi ci stanno rendendo la vita impossibile. Abbiamo paura di mangiare, dato che possa essere contaminato dalle loro malattie. Ho paura che mordino il mio bambino nel sonno e gli trasmettino malattie. Io non riesco più a dormire. Ho paura di essere morso nel sonno anch'io. Dobbiamo incontrarci con il sindaco e chiedergli di fare qualcosa al riguardo. Non possiamo andare avanti. Così gli abitanti di Hamelin andarono dal sindaco. Signore, come sapete, la nostra città è infestata dai topi. Ci sono più ratti che abitanti. Abbiamo davvero tanta paura per i nostri bambini e per noi stessi. Dovete fare qualcosa e risolvere questo problema immediatamente. Beh, abbiamo provato a liberare i gatti affinché mangiassero i topi, ma i topi sono troppo numerosi e i gatti non ce la fanno a prenderli tutti. Cos'altro possiamo fare? Non c'è altro modo per scacciare i topi dalla nostra città. Dovremmo vivere per sempre con la paura dei topi mentre dormiamo. No, no, certo che no. Nel pomeriggio dovrò incontrarmi con tutti i ministri. Non preoccupatevi, troveremo un modo per scacciare quelle pesti dalla nostra città. Un uomo buffo con un cappello buffo e un piffero si avvicinò camminando all'ufficio del sindaco. Vorrei incontrare il sindaco. Vattene via! Con quali pretese vorresti incontrare il sindaco? Devi prendere appuntamento e solo se il sindaco accetta allora potrai incontrarlo. Beh, credo che al sindaco faccia molto piacere incontrare colui che risolverà il problema dei topi. Ma se lui è davvero così occupato, allora è meglio se me ne vado. Cosa hai appena detto? Tu sai come risolvere il problema dei topi? Esattamente. Posso far scomparire tutti i topi della città, anche senza l'aiuto dei gatti. Stai scherzando? Non ho tempo da perdere con gli scherzi. Se il sindaco non ha tempo per me, allora è meglio che me ne vado. Aspetta, aspetta, fammi parlare con il sindaco. Forse ha qualche minuto libero per incontrarti subito ed ascoltarti. L'ufficiale andò dal sindaco. Che problema c'è? Perché vieni a disturbarmi proprio adesso? Non sai che sto per avere un incontro importante? Mi dispiace disturbarvi, signore, ma c'è un uomo fuori che dice di sapere come risolvere il problema dei topi della città. Risolvere il problema dei topi? Che cosa stai aspettando? Chiamalo e fallo venire qui da me. Il pifferaio magico così riuscì ad incontrare il sindaco. Allora è vero ciò che dici? Sai come risolvere il problema dei topi di Hamelin? Esattamente. Sei molto sicuro di te. Bene allora, vai avanti e fallo. Per quello mi dovrete dare 1000 monete d'oro. Accettate? 1000 monete d'oro? È una somma molto grossa. E come faremo a sapere se risolverà il problema? Non sono d'accordo con voi, signore. Credo che sia un prezzo davvero misero da pagare per liberare la vostra città dal problema che sta affliggendo le vite dei suoi abitanti. Diamogli una possibilità e vediamo se ciò che dice è vero. Alla fine poi non abbiamo altra scelta. Va bene, dimostra che sai come risolvere il problema dei topi e sarai ben ricompensato. Ma ricordati, non dovrà rimanere neanche un topo in città. Non preoccupatevi, signore.
Entro domani la città di Hamelin sarà libera dalla minaccia dei topi. Il mattino dopo, prima del sorgere del sole, si udì uno strano suono tra gli abitanti di Hamelin, che veniva dal flauto di quell'uomo strano. E quando gli abitanti uscivano a strada, videro uno spettacolo bellissimo davanti agli occhi. Topi di ogni genere, grandi, piccoli, grassi e magri, che seguivano il pifferaio. Non credo ai miei occhi. Come fa quell'uomo a farsi seguire da tutti i topi e i ratti? Mentre il pifferaio magico camminava, i topi lo seguivano dappertutto. Camminò in tutte le strade e i vicoli. E sempre più topi si univano alla processione. Alla fine il pifferaio si diresse al fiume e si fermò a riva mentre suonava il flauto. I topi saltarono tutti nel fiume e vennero travolti dalle acque. Prima dell'alba, la città di Hamelin era stata liberata dai topi. Venite, venite tutti! Ascoltate, ascoltate! I topi se ne sono andati, adesso non abbiamo più paura! Tutti gli abitanti della città erano molto felici. Cantavano e ballavano con grande gioia. Presto il pifferaio magico tornò ad incontrare il sindaco. Bene, signore. Ho fatto ciò che avevo promesso. Non ci sono più i topi ad Hamelin. Quindi, per favore, datemi le 1000 monete d'oro che mi avevate promesso. 1000 monete d'oro per un lavoro di 15 minuti? Devi essere davvero fuori di testa! Con quale audacia vieni a chiedermi tutti questi soldi per aver suonato il tuo piffero per 15 minuti? Non è giusto. Mi avevate promesso di pagarmi quella somma. Oh, andiamo, giovanotto. Davvero pensavi che avrei pagato 1000 monete? Ecco, prendi queste 50 monete d'oro. È tutto ciò che voglio darti. Signore, come sindaco di questa città, non dovete rimangiarvi la parola. Non farete altro che essere di cattivo esempio per gli abitanti della città. Ok, ok, ecco altre 50 monete. Adesso vattene, non te ne darò di più. Il pifferaio magico era molto arrabbiato. Andò via molto adirato e quando raggiunse la porta, si girò verso il sindaco di nuovo. Mi avete imbrogliato e adesso la pagherete cara. Oh, davvero? I topi sono stati spazzati via dal fiume e non credo che tu possa riportarli in vita. Basta così. Ragazzino, vattene e non farmi sprecare altro tempo. Siete davvero molto furbo, signore. Avete risolto il problema dei topi e risparmiato denaro per la città. Anche usare dei gatti sarebbe costato di più. E così il pifferaio magico se ne andò molto, ma molto arrabbiato. Il sindaco fu molto fiero del lavoro fatto. La città di Hamelin non aveva più topi e tutto era costato solo 100 monete d'oro. Bene, cari concittadini di Hamelin, il nostro problema è risolto, adesso tornate tutti alle vostre vite pacifiche e tranquille. Comunque, il mattino dopo, si udì uno strano suono ad Hamelin e prima che qualcuno se ne accorse, tutti i bambini uscirono fuori dalle loro case ed iniziarono a seguire il pifferaio magico.
Che succede? Che sta facendo il pifferaio? Davanti ai loro occhi increduli, i bambini continuavano a seguire il pifferaio magico, lontano, lontano dalla città. Avanti, andiamo, si sta portando via i nostri figli! Andiamo subito a salvarli! Gli abitanti di Hamelin corsero dietro al pifferaio magico e ai bambini, ma ad un certo punto scomparvero. Dove ha portato i nostri figli quel criminale? Perché sono scomparsi nel nulla? Gli abitanti si guardarono intorno, ma non c'era più traccia dei loro figli. Alla fine videro il piccolo Tim, che era zoppo, seduto sul ciglio della strada. Non ho seguito il pifferaio magico così come gli altri bambini. Stava suonando una melodia così bella che non potevamo far altro che andargli dietro. Ma io sono rimasto indietro e mi ha lasciato qui. Sì, sì, ma dove sono gli altri bambini? Vedi quella montagna? Quando il pifferaio magico la raggiungerà, si aprirà un varco e tutti ci entreranno. Non sono riuscito a stargli dietro e sono rimasto qui fuori. Gli abitanti di Hamelin erano davvero, davvero tristi ed andarono quindi dal sindaco. Quello che avete fatto è molto sbagliato, signore. Dovevate dare al pifferaio magico la somma promessagli. Si è vendicato su di noi per ciò che avete fatto. Oh, riusciremo più a vedere i nostri figli. Il sindaco mandò i suoi uomini lontano a cercare i bambini, ma non riuscirono più a trovarli. Le case di Hamelin assunsero una tinta triste e cupa. Agli abitanti mancavano le risate e il chiasso dei bambini. Abbiamo sbagliato tutti. Non dovevamo affidarci al sindaco. Quando ha promesso di pagare quelle 1000 monete d'oro? Dovevamo noi stessi pagare quelle 1000 monete d'oro. Non importava la durata del lavoro del pifferaio magico. Ha fatto ciò che aveva promesso, ma noi non abbiamo saputo mantenere la nostra promessa. Siamo responsabili per averlo ingannato. E adesso ne paghiamo le conseguenze. Passò molto tempo prima che le case e le strade di Hamelin vennero di nuovo riempite con le risate dei bambini. Ma era una lezione che gli abitanti non dimenticarono mai. Vi è piaciuto questo video? Per vederne ancora e non perderne nessuno, segui la manina bianca in alto a sinistra, clicca sul nostro logo e iscriviti. Video nuovi e divertenti tutti i giorni. Ciao e al prossimo video!